storia non si vive nel puro nozionismo, ma toccandola in prima persona, in a new and eye touch experience. Ricercare, sperimentare, indagare, verificare e rivalorizzare. La ricerca continua con EPAS. Come sempre EPAS mi ha regalato delle forti emozioni. Orgoglioso di farne parte. Viterbo è una città dalle origini antichissime. Il primo centro che ha dato origine alla città sorse addirittura nel periodo etrusco sul Colle del Duomo, dove c'è la cattedrale, il palazzo papale. È nel 1200 però che nasce, si sviluppa la fisionomia cittadina e il centro storico vero e proprio della città e soprattutto il quartiere medievale di San Pellegrino, meraviglioso, che sicuramente merita una visita da parte dei turisti. Qui troviamo Viterbo proprio così come si presentava nel 1200, quindi la sua architettura è rimasta perfettamente intatta, con le sue case, i suoi archi, le torri, i caratteristici profferli che sono un elemento tipico viterbese, delle scale di peperino esterne appunto alle case. E bellissima è anche la piazza San Lorenzo, la piazza più importante di Viterbo, con la cattedrale appunto e il palazzo papale, che è un po' l'emblema della città. Il palazzo ha ospitato nel corso
corso del tempo 5 conclavi, ma soprattutto quello che è diventato famoso come il conclave più lungo di tutta la storia della Chiesa. Che cosa successe? Nel 1268 i cardinali si riunirono all'interno della sala del conclave, ma erano divisi in due schieramenti, uno schieramento filo imperiale per un papa italiano e uno filo angioino, filo francese per un papa francese. Non riuscivano a mettersi d'accordo e dopo diverso tempo i viterbesi, stanchi di aspettare, decisero di chiudere i cardinali all'interno della sala a chiave. Cum clave, da lì è nata appunto la parola conclave. Molti non lo sanno, ma il termine conclave nasce proprio qui appunto a Viterbo. Questo conclave è durato addirittura 33 mesi e un giorno, quindi 1006 giorni, dopo i quali appunto finalmente venne eletto Papa Gregorio X. E lui, una volta diventato Papa, decise di inserire nella Costituzione Apostolica una clausola intitolata Ubi Periculum, in cui si diceva che da quel momento in poi tutte le elezioni dei Papi dovevano avvenire in una sala appunto chiusa a chiave, come avviene tuttora. Quindi è stato lui che ha fissato, diciamo, le norme più rigide che regolano i conclavi e che si sono tramandate nei secoli e vengono applicate ancora oggi. Quindi tutto nasce qui appunto a Viterbo, nel nostro palazzo papale. E adesso ci dirigiamo verso la Viterbo sotterranea. Salve a tutti, noi siamo EPAS, European Paranormal Activity Society, e oggi ci troviamo in quel di Viterbo. La nostra è un'associazione storica, tecnico-culturale che si occupa di mistero, ricerche, ma soprattutto rivalutazione storico-culturale, e oggi a farla da padrone sarà la storia. Qui con me vi presento il signor Sergio Cesarini, fondatore della Viterbo Sotterranea. Sì, Viterbo Sotterranea, proprio da questa piazza, Piazza della Morte, una piazza che ha un nome particolare, stranissimo per alcuni, da questa piazza partono i nostri tour. Ecco, ma diciamolo perché Piazza della Morte, perché proprio qui aiutavano i poveri che morivano lungo la via Francigena, i pellegrini, ma soprattutto nelle campagne avevano una degna sepoltura, e proprio in questa piazza dove c'è la fontana medievale, tra le più antiche, pensate, d'Italia, una fontana meravigliosa, bellissima, da qui partono i nostri tour. Tour su due percorsi, un percorso di circa 30 minuti e un altro più lungo, di oltre un'ora. Un viaggio nella storia, un viaggio lungo oltre 3.000 anni a Viterbo Sotterranea. Dalla sala conferenze scendiamo nel percorso sotterraneo che si snoda sotto Piazza della Morte su due livelli a 3 e 10 metri di profondità. Il percorso è completamente scavato nel tufo, una roccia tipica del vulcanica, tipica del viterbese. Nel primo livello di sotterranei, a circa 3 metri di profondità, troviamo riproduzioni di strumenti di tortura medievale, la palla al piede che veniva utilizzata all'epoca appunto legata ai piedi dei carcerati, che molto spesso per passare il tempo, non potendosi muovere, scolpivano la pietra. Poi abbiamo anche la riproduzione di una gabbia di ferro che veniva utilizzata spesso nella Viterbo medievale, non veniva appoggiata per terra però, ma veniva appesa fuori le mura dei palazzi o delle torri, specialmente a più di 2 metri di altezza, con all'interno il condannato che veniva lasciato lì a morire di stenti, di fame, di sete, di caldo, di freddo, e beccato anche dagli uccelli addirittura.
Subito dopo troviamo una importante riproduzione che è quella del forno alchemico utilizzato dagli alchimisti appunto nel periodo medievale. Ci si lega anche alla storia di un Papa Giovanni XXI, che è stato eletto a Viterbo nel 1276, ma che morì dopo 8 mesi di pontificato. Si racconta infatti che egli avesse creato nella sua stanza all'interno del Palazzo Papale un vero e proprio laboratorio alchemico dove svolgeva degli esperimenti, e durante uno di questi sembra che commise qualche errore, ci fu un'esplosione, crollò il pavimento della stanza e morì. E la sua tomba, il suo sarcofago, si può ammirare ancora oggi all'interno della navata appunto del Duomo di San Lorenzo. Scendendo nel secondo livello invece del percorso sotterraneo, a circa 10 metri di profondità, troviamo importanti testimonianze relative alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti Viterbo è stata violentemente bombardata in questo periodo. Qui all'epoca c'era l'aeroporto, i presidi militari più vicini a Roma, e quindi la città è stata presa di mira dalle truppe alleate. I bombardamenti sono iniziati nell'estate del 43, poi sono proseguiti fino al giugno del 44. Quello più distruttivo in assoluto è stato quello del 17 gennaio del 44, quando è stata distrutta tutta la parte nord-ovest della città. E al secondo livello appunto di Viterbo Sotterranea abbiamo da poco realizzato anche una Viterbo in miniatura che rappresenta proprio Piazza della Rocca, una delle piazze più belle della città, proprio raffigurata in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Su alcuni muri della sotterranea si possono vedere anche scolpite delle importanti testimonianze di questo terribile periodo storico, perché chi ha vissuto qui sotto appunto durante la guerra per ripararsi dai bombardamenti ha lasciato scolpite delle date sui muri che sono stati costruiti. Successivamente la sotterranea è stata utilizzata anche fino ad epoche contemporanee dai privati come cantine. Infatti anticamente chi viveva nel centro storico si è poi appropriato della parte sotterranea che corrispondeva alla propria casa e ci ha fatto la sua cantina. E quindi nei secoli poi si è tramandata questa tradizione. Ancora oggi la maggior parte dei sotterranei viterbesi sono utilizzati proprio come cantine dai privati, sono state tutte separate, divise da alcuni muri, e quindi ormai sono state praticamente tutte privatizzate. Le uniche due parti per ora visitabili sono questo tratto appunto sotto Piazza della Morte, è un tratto abbastanza nuovo che abbiamo aperto da poco in via Chigi.